telespettatori di Fano TV, ben trovati. Ci troviamo a Lucrezia, all'impianto sportivo Giuliano Amati, dove ha sede la scuola calcio della SD Real Metauro 2018. Assisteremo agli allenamenti degli esordienti del secondo anno e ascolteremo le attività della società. Presidente, quali sono le attività della società? Ci racconti. Innanzitutto ben arrivati qui nel campo sportivo, nell'impianto di Lucrezia, Giuliano Amati. E qui ogni giorno si allenano tutti i nostri ragazzi, noi abbiamo 400 tesserati e ogni giorno iniziano alle ore 15 fino ai più grandi, fino alla sera alle 21:30. E appunto praticano tutti gli allenamenti in questi campi sintetici e anche nel campo in erba naturale che poi magari vedete più tardi. E oggi nello specifico assisterete ad un allenamento degli esordienti secondo anno che si allenano appunto qui nel campo sintetico e anche l'allenamento dei portieri dell'attività di base. Quanti anni hanno? Allora, sono nati nel 2011, quindi 13 anni. Sono appunto un bel gruppo di oltre 30 persone, sono allenati da Riccardo Campana e Samuele Principi. Ci tengo a dire subito che i nostri allenatori sono tutti allenatori come questi che vedete oggi, qualificati o qualificati con tesserino e patentino della federazione, oppure sono studenti o laureati in scienze motorie. Nello specifico oggi vedete appunto c'è Samuele Principi che è uno studente di terzo anno del vicino istituto di educazione fisica dell'Università di Urbino, con la quale noi abbiamo una convenzione per fare degli stage agli studenti nella nostra scuola calcio che è una scuola calcio qualificata dalla federazione, nel senso che noi rappresentiamo quello che è il massimo della qualifica che la federazione concede a delle società che hanno certi requisiti e si chiama la scuola calcio d'elite, ora denominata terzo livello gold. Sono scuole calcio che hanno dei requisiti specifici, quindi i nostri ragazzi sono affidati sempre a dei tecnici qualificati. Raccontiamo anche, diciamo ai nostri telespettatori, come fare per poter venire a visitare il centro, per potersi eventualmente iscrivere. Ok, allora noi abbiamo la sede qua al centro, nella palazzina rossa che si vede là in fondo. La segreteria è aperta tutti i giorni, dalle 18 alle 20. Comunque noi abbiamo un sito di riferimento che è appunto realmetauro2018.it, dove lì possono trovare tutte le informazioni, sia gli orari di allenamenti di tutti i gruppi, perché è vero che questo è il centro diciamo della nostra attività, però la nostra attività si svolge anche in altri campi, ovvero nel campo dei Colli del Metauro e quindi nelle località di Calcinelli, Tavernelle e Villanova di Montemaggiore, che adesso è un unico comune che si chiama appunto Colli del Metauro. Inoltre anche nei campi di Bellocchi al Falcineto Park, Biricocco. Quindi andando sul sito, ognuno che volesse appunto avere delle informazioni, trova tutta la tabella con tutti gli allenamenti, gli orari a cui poter accedere per fare anche delle prove gratuite. Cioè noi, soprattutto con i bambini piccoli, sai, i bambini sono un po' volubili, oggi vogliono far calcio, domani basket, e allora noi diamo la possibilità senza comunque coinvolgere anche l'aspetto economico, no? Quindi gratuitamente, di fare delle prove di 2 settimane, poi se al ragazzino, al bambino piace il calcio siamo ben contenti, se piace invece qualcos'altro, per carità, massima libertà, siamo contenti lo stesso, l'importante è lo sport a quell'età, che sia calcio, sia basket, pallavolo, tennis, quello che è, va bene. Possono venire anche a vedere gli allenamenti? Assolutamente, gli allenamenti sono visibili in tutti i campi e poi il sabato e la domenica noi sia su Facebook che sul sito mettiamo la lista di tutte le nostre partite, dalla prima squadra che milita nel campionato di seconda categoria fino all'ultimo in ordine d'età, ovviamente. All'ultimo dei bambini che sono i 2019, quindi nati nel 2019 che hanno 5 anni. Noi mettiamo sia su Facebook tutte
tutti gli impegni, quindi ognuno secondo le proprie, diciamo così, interessi può andare a vedere i pulcini, piuttosto gli esordienti, prima squadra, c'è l'elenco di tutte le partite che solitamente considera che noi abbiamo 25 squadre tra tutti i gruppi, quindi di partite ne facciamo, c'è per tutti i gusti, dai più grandi ai più piccoli. Ripetiamo il sito? Il sito è www.realmetauro2018.it. Poi siamo presenti anche sui social, su Facebook e su Instagram, dove lì mettiamo anche tutte le attività che facciamo nel quotidiano e anche come eventi particolari. Su Facebook come vi trovano? Sempre con Real Metauro 2018, quindi sia Instagram che Facebook, ovviamente si può accedere dal sito, poi facendo, no, io non sono molto social, però così mi dicono che si può accedere direttamente dal sito alle pagine, ecco, Facebook e Instagram. Scuola d'elite, ora scuola calcio di terzo livello Gold, ci spieghi? Allora, è un processo che viene applicato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, settore giovanile scolastico, per far sì che si qualificano ulteriormente le associazioni sportive che praticano il calcio giovanile. È un processo di qualità, in sostanza ci vengono applicate delle regole che consistono nel rispetto delle stesse e nel portare avanti un lavoro tecnico organizzativo qualificato. Questo significa che la nostra associazione sportiva non è un'associazione sportiva che non si può permettere di pianificare il lavoro nel tempo. Noi di solito abbiamo un processo di pianificazione che dura 5 anni, che prevede tutta una serie di attività legate ai criteri che ci detta la federazione a livello tecnico. A livello organizzativo abbiamo deciso di partire con, diciamo, prendendo in mano i criteri dell'associazionismo e applicarli in maniera precisa. Questo significa che da 6 anni abbiamo la possibilità di fare investimenti nelle strutture per i ragazzi, sempre orientate ai ragazzi, e soprattutto dare a quelle che sono le famiglie che ci seguono nella nostra attività la sicurezza di un luogo qualificato e affidabile per i propri figli. Questo comporta un lavoro molto importante che parte dal tecnico, psicologico, nutrizionale e via dicendo. Quindi sono tutte attività che normalmente si fa fatica a far passare. Il nostro lavoro è molto difficile sicuramente, perché non tutti riescono a seguire quello che sono i nostri intenti, però noi cerchiamo di farlo ogni anno in maniera molto precisa, e abbiamo visto che anche solo poche persone, poche famiglie che ci capiscono, che accolgono le nostre informazioni, danno poi la possibilità di crescere, far crescere i numeri dei ragazzi, perché l'informazione è essenziale. Un passaparola sicuramente, ma è essenziale che poi si capisca il lavoro che viene fatto, perché ci vuole tanta passione. Ma sicuramente tanta passione, se posso aggiungerei anche parecchia competenza, me la passi, parecchia competenza, che non è una cosa che nasce da sé, bisogna coltivarla nel tempo. Ognuno di noi si è dato delle competenze che nell'arco degli anni ha sviluppato e che ci dà la sicurezza che all'interno dell'associazione c'è chi deve fare cosa nel miglior modo possibile. Ognuno ha il suo ruolo e questo ci dà la possibilità di coprire tutto quello che serve, e mi piace anche quest'ultima informazione, di avere bilanci a posto e di fare investimenti solo per i ragazzi. Quindi questa è una cosa di cui andiamo molto fieri, questo è un po' quello che stiamo svolgendo nel tempo. Poi seguo il discorso che faceva Attilio Andreoni, noi
Ogni anno dobbiamo fare quattro interventi che sono ovviamente indicati dalla dal settore giovanile scolastico della federazione, nella persona del professor Floriano Marziali, che fa parte della commissione nazionale del settore giovanile scolastico, una persona estremamente competente, che ci dà l'indicazione di cosa svolgere, quale informazione dare alle famiglie e ai genitori, perché questi sono aperti, gli incontri che facciamo sono aperti ovviamente alle famiglie e ai genitori, oltre che ai ragazzi e a tutti. E in questa occasione noi cerchiamo, oltre che far passare l'informazione stessa, cerchiamo di portare anche diciamo, le autorità locali alla presentazione di questo, perché comunque il lavoro che svolgiamo è all'interno dei comuni di Colli al Metauro e di Cartoceto, anche perché non potremmo fare a meno di non utilizzare questi campi, perché noi abbiamo settimanalmente 32 sessioni di allenamenti. Quindi, tante squadre. Non sono pochi. Più ovviamente le partite nei fini settimana, quindi sono numeri molto importanti. Se non avessimo le strutture non saremmo in grado di farli. Si può sempre migliorare, stiamo lavorando appunto con le amministrazioni per arrivare ad avere tutto quello che serve per poter allenare i ragazzi e condividerlo ovviamente con le altre società dei comuni. Però diciamo che all'interno della nostra società ci sono le figure competenti che si possono occupare della manutenzione, delle attrezzature, dei campi, quindi siamo un numero molto elevato, parliamo di 400 tesserati come diceva Attilio Andreoni, ma parliamo anche di 23 allenatori, 20 dirigenti accompagnatori, 4 membri dello staff che custode e segreteria e 12 soci. Quindi, una grande organizzazione. Sì, abbastanza importante direi, proprio una grande organizzazione che funziona. Mi sia permesso di fare dei ringraziamenti, perché comunque questa attività che noi portiamo avanti con tanta passione, come ha detto, ha bisogno di sostegno anche economico. E i primi che vanno ringraziati comunque sono i due sindaci delle amministrazioni comunali di Cartoceto, dove ci troviamo nel territorio di Cartoceto, ma anche quello di Colli al Metauro, perché comunque noi gravitiamo come attività, ma anche come provenienza dei bambini stessi, anche su Colli al Metauro. Quindi a loro va il nostro ringraziamento per il supporto che ci danno con le strutture. Poi ovviamente è innegabile la necessità del supporto anche di aziende del territorio che ci fanno comunque da sponsor, e quindi mi si è permesso anche un ringraziamento particolare a tutte queste aziende, e nello specifico all'azienda FR che noi conosciamo da tanti anni. È un'azienda appunto del territorio che prima era dislocata nel comune di Cartoceto, adesso è Colli al Metauro, ma comunque nel nostro territorio. È un'azienda che non si è mai tirata indietro nel farci anche gli interventi, vedete qua le illuminazioni, il termico. Noi ogni piccolo problema possiamo fare affidamento sempre in una risposta positiva dei dipendenti dell'FR. Quindi un forte ringraziamento a loro, ai soci dell'FR e a tutti i dipendenti che ogni qualvolta intervengono in maniera competente, ci risolvono tanti problemi e comunque ci aiutano anche nella gestione economica di questo grande movimento che, volevo sottolineare, si fa soprattutto per i ragazzi di questo territorio. Quindi è un'opera, come dire, a mio benemerita, anche perché coinvolgono i ragazzi soprattutto, non tanto il movimento calcistico in toto, ma l'attenzione è diciamo così più sui ragazzi, sul settore giovanile. Quindi grazie a tutti.
effetto fa allenare questi splendidi giovani che sono l'anima della società? Un effetto bellissimo, perché come ben vedete sono nell'età di cambiamento, un'età secondo noi molto importante, infatti sia a livello sociale che a livello tecnico nel campo. Quindi ogni nostro allenamento è un allenamento sia a livello calcistico ma anche a livello comportamentale, e ci teniamo molto a questo, accompagnarli nella loro crescita anche in futuro. Quanto è importante lo sport? Tantissimo, cioè è la cosa fondamentale per me. Perché? Perché serve alla salute e mi diverto. Anche perché essere impegnati nello sport a che cosa serve? Perché essere impegnati allo sport serve anche a relazionarsi con gli altri e ci divertiamo, quindi ci impegniamo anche nei nostri obiettivi. Quanto sono importanti per voi i social? Ma tanto, perché ormai sono diventati una parte della nostra vita. Però grazie al calcio ci state molto meno rispetto a tanti altri, no? Sì, sì. Sì, infatti per questo siamo anche più a contatto con gli amici e ci relazioniamo di più. Molto importante, perché dobbiamo sempre valorizzare lo stare insieme e non l'isolarsi dietro un telefono, giusto? Esatto. Quali sono gli obiettivi per il futuro, per il tuo futuro calcistico? I miei obiettivi per il futuro sarebbero, per esempio, essere un giocatore professionista. Per chi tifi? Per il Napoli. Ah! Oh, chi sta per la Juve? Inter? Roma? Forza! E dall'impianto sportivo di Lucrezia è tutto, e vi faccio salutare dai nostri campioni. 1, 2, 3, 4, Buona continuazione di programmi con Fano TV.